Cari amici del Vaso di Pandora, prima di iniziare questa puntata con Gabriele Sannino, che intanto saluto, Ciao Gabriele. vi ricordo, per chi volesse continuare a sostenerci, quindi permetterci di liberare l'informazione, che ci sono a disposizione due possibilità: il bonifico bancario libero oppure, e questa è la novità, di unirvi a Patreon, la community che abbiamo da poco creato, che vi permette di avere uno scambio più vicino con noi e ovviamente fruire di notizie e materiale extra. Trovate qui sotto i link per fare la vostra scelta su come sostenerci. Gabriele, siamo qui assieme allora per il nostro appuntamento. Allora, i temi che trattiamo oggi sono due processi che sono in corso in America. Uno in particolare del quale parleremo subito, che è il processo Durham, che in pratica è quasi sconosciuto in Italia, ma le implicazioni sono veramente molto molto grandi anche a livello politico e non solo. L'altro processo è quello l'Epstein-Maxwell, di cui si sta parlando un po' in questi giorni, ma più dal lato gossip, mentre noi qui oggi assieme a te faremo delle disamine su anche quello, tutte le implicazioni molto più importanti del semplice gossip, anzi molto ma molto più importanti del gossip. Senti, il processo Durham, intanto facciamo un breve riepilogo. Chi è John Durham e cos'è questo processo? Certo, allora John Durham, devo dire che è un procuratore, procuratore del Connecticut, scelto nel 2019 per indagare sulla genesi del Russiagate, praticamente. È diventato un procuratore speciale, cosa che lo mette al riparo da eventuali archiviazioni decise dall'amministrazione Biden, possiamo dire, in particolare da quello che è il ministro della giustizia del governo Biden, Merrick Garland. E in buona sostanza, Durham, diciamo, non può essere eliminato, ecco, se non porta a termine questo suo processo che ha valenza anche penale, quindi è molto importante anche il fatto che penalmente parlando, può incriminare i responsabili. Fu nominato speciale ancora ad ottobre del 2020, prima di quel novembre 2020, Carlo, dove è accaduto la qualunque per quanto riguarda le elezioni presidenziali, lo sappiamo. L'annuncio venne dato, diciamo, a dicembre dal ministro della giustizia, che era diventato speciale del governo Trump, che era William Barr, e questo creò contrasti tra Trump e Barr, perché Trump voleva che Barr lo facesse ad ottobre, così i Dem sapevano che c'era già un procuratore speciale in servizio permanente, potremmo dire, che stava indagando su un'eventuale frode. E questo quindi ha creato un po' di distanze tra i due. Tra l'altro, ci sono due rapporti su cui si basa il processo Durham. Il primo è il rapporto dell'allora procuratore speciale Robert Mueller, che è ex direttore dell'FBI, che già nell'aprile del 2018 pubblicò un rapporto ufficiale dove disse che non c'erano collegamenti tra Trump e la Russia, insomma. E un altro rapporto, il quinto volume del rapporto bipartisan redatto dalla Commissione Intelligence del Senato sulle interferenze delle elezioni del 2016, che sancisce che non ci sono state interferenze. E il punto qual è? Il punto è che Trump e il Russiagate è una metafora dell'elite del Deep State, che quando questa si rifà all'alleanza, in altre parole, quello che l'elite voleva conoscere a tutti i costi erano i contenuti di questa alleanza che si è formata a livello internazionale, ma non soltanto fra Trump e Putin, ma anche tra tanti altri leader, proprio per sconfiggere l'elite alla cabala. Quindi, con la scusa di questa alleanza che lei sapeva che si era formata, ecco che si è gridato al Russiagate e si è gridato appunto a questo, si è messo in scena tutto questo teatrino per eliminare Trump, che faceva parte di questa alleanza in qualche modo. L'Italia sembra aver avuto un ruolo in tutto questo. Anche perché durante la visita del presidente Sergio Mattarella nell'ottobre del 2019,
Trump nella conferenza pubblica, la conferenza di Mattarella alla Casa Bianca, Trump nella conferenza pubblica disse che si è cercato di nascondere ciò che è stato fatto in alcuni paesi e uno di questi potrebbe essere proprio l'Italia. Quindi parlò insomma del fatto che alcuni paesi erano coinvolti insomma, in tutto questo. Gliel'ha detto in faccia a Mattarella, in pratica. Insomma, Mattarella era lì presente e nominò l'Italia, quindi insomma non sappiamo. Poi, pochi giorni dopo, Giuseppe Conte conferì al COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza Pubblica, e disse chiaramente al COPASIR che il ministro della giustizia degli Stati Uniti, William Barr, e il procuratore Durham erano stati a Roma sia il 15 agosto e sia il 27 settembre di quell'anno, del 2020, per avere contatti con la nostra intelligence e per avere chiarimenti sul ruolo eventuale dell'Italia in questo Russia Gate. Il punto è che sembra che si sia parlato di un certo Joseph Misfood che in qualche modo abbia dato delle informazioni a un consulente della campagna di Trump, che era George Papadopoulos, informazioni in pratica come gli ha offerto del materiale sulla Clinton. Era una trappola tutto questo per avere il casus belli per creare appunto questo Russia Gate e incriminare Trump. Quindi questo fatto sarebbe avvenuto a Roma e quindi ecco che l'Italia sarebbe coinvolta. Tra l'altro, Trump, il suo avvocato Rudolph Giuliani e lo stesso Papadopoulos sostengono che questo docente maltese fosse un agente della CIA. Sappiamo che la CIA è pieno di deep state. Tra l'altro, per il rapporto Mueller che ho citato prima. Questo Misfood sosteneva di avere solide connessioni con funzionari del governo russo, però queste connessioni non sono state mai provate né trovate. Quindi è tutto un intreccio, insomma, di informazioni, di spie, di informatori, eccetera, e tutto verte sul fatto che l'elite aveva paura che un esponente dell'alleanza andasse in pratica, scusate, andasse al potere per portare avanti un'agenda opposta a quella dell'elite, cosa che poi in realtà è capitato. Senti, quindi a che punto siamo con il processo Durham? Allora, l'obiettivo di Durham sembra essere, anzi, è quello di puntare al cuore del deep state internazionale, che abbiamo già detto qui al vaso di Pandora, Carlo, sono le grandi dinastie d'Edem, no? I Clinton, gli Obama, i Biden, anche i Soros, che sono tra l'altro anche i quattro ideologi, se ricordi bene, di quella che era lo schema di finanziamento dei Biolab ucraini, quello che abbiamo mostrato in diretta nella puntata sui Biolab, dove c'erano gli ideologi che erano i Dem americani, quindi il cuore del deep state, e poi c'erano tante organizzazioni che in qualche modo contribuivano ai finanziamenti, alle operazioni in questi biolab in Ucraina. Si è decisi di colpire intanto, cioè almeno Durham ha fatto questo, ha colpito un avvocato della campagna elettorale di Hillary Clinton, ovvero un certo Michael Sussman, si scrive Sussman, Michael Sussman, il quale si è presentato in pratica negli uffici dell'FBI. Lui è un avvocato della sicurezza informatica, si è presentato in questi uffici dicendo che aveva informazioni per dimostrare che Trump era coinvolto con i russi, aveva avuto l'appoggio della Russia per insomma, farsi eleggere e quant'altro. Aveva le prove, ma non rappresentava Hillary Clinton. E, diciamo che Sussman è un ex del Dipartimento di Giustizia, ha lavorato anche per uno studio legale che si chiama Perkins & Coie, che è molto vicino all'ambiente Dem, e quindi molti lo conoscono, insomma, sanno che lui deriva da quell'ambiente. E cosa ha portato Sussman come prove? Documenti che suggerivano, ma non provavano, comunicazioni, attenzione, informatiche.
tra Trump e una banca russa, l'Alfa Bank. Quindi suggerivano, non provavano niente, anche perché Trump è un uomo, insomma, che fa affari in tutto il mondo, quindi siamo veramente alle barzellette. E tra l'altro, questo Sussman alla fine, insomma, è stato anche scagionato, però ripeto, la pistola fumante non l'ha portata, infatti non c'è stata nessuna prova che lui ha portato le prove, insomma, del Russiagate, in qualche modo del coinvolgimento della Russia nelle elezioni del 2016. Un'altra cosa importante è dire che, diciamo che Sussman e l'FBI sono un po' scudati a vicenda, come dicono molti analisti, in quanto, come dire, anche l'FBI è coinvolta, pare, in questo Russiagate, quindi ed è coinvolta anche in tante operazioni a favore dell'elite del Deep State, quindi sono un po' schermati a vicenda. Molto importante dire che questo processo Durham è un processo che non è soltanto di un processo che vuole arrivare al cuore del Deep State, ma è un processo anche di esposizione. Perché la tattica dell'alleanza è sempre la stessa, ovvero non soltanto arrivare ai colpevoli, ma esporre anche tutto il marcio, ed è quello che è stato fatto fino a questo momento, perché tutti, o meglio, chi può vedere, deve vedere. E quindi, insomma, voglio dire, è molto importante, è altrettanto importante sia l'esposizione che poi arrivare a un verdetto e a dei colpevoli. E sono stati intervistati durante il processo Durham altri consiglieri della campagna Clinton, ovvero Laura Sergo, Deborah Fine e Mark Elias, perché anche loro sembra siano coinvolti in queste, insomma, come dire, in questi affari, hanno cospirato contro Trump, creando dossier finti di prove, evidentemente. Poi si vedrà. Una testimonianza molto importante è quella di un certo Robert Mook, che è stato responsabile nel 2016 della campagna elettorale di Hillary Clinton. Lui ha dichiarato durante le udienze del processo Durham che c'era un piano della Hillary Clinton per diffondere la menzogna secondo la quale Trump e Russia erano collusi con dei server segreti. Quindi lui lo ha dichiarato e ha negato però che la Clinton abbia spinto questo Sussman a rivolgersi all'FBI e quindi, insomma, ha protetto Sussman, però ha praticamente confessato che la Clinton è coinvolta in questa creazione di questo teatrino del Russiagate per impedire a un membro, ripeto, dell'alleanza di fatto di arrivare alla Casa Bianca. E, molto importante dire che tutti i poteri degli Stati Uniti in questo momento, ovvero legislativo, esecutivo e giudiziario, sono in qualche modo esposti. Perché un processo al cuore del Deep State internazionale, che vede figure dei Dem che sono un po' dappertutto, in tutti i poteri, questo in qualche modo fa esporre tutti i poteri degli Stati Uniti, anche tutte le grandi istituzioni degli Stati Uniti. Quindi i cittadini vedono in qualche modo proprio il marcio a livelli apicali, e anche questo, ripeto, è molto importante ai fini dell'esposizione. Infatti, gli italiani e gli americani proprio non si fidano più del potere perché vedono continuamente tutto quello che sta accadendo. E anche qua bisogna dire che, insomma, ripeto, l'Italia ha il suo ruolo, ha tante cose che deve giustificare e lo vedremo nei prossimi mesi, secondo me. Nei prossimi mesi, poi ricordiamo anche che a fine novembre a novembre ci sono le elezioni di midterm, quindi un altro passaggio fondamentale. Senti, per quanto riguarda Gabriele, il processo appunto Durham, questo potrebbe portare al crollo definitivo della presidenza di Biden, che tra l'altro, ricordiamo, sta battendo tutti i record di impopolarità nella società tra i cittadini americani, perché siamo a livelli di impopolarità mai visti in America, no? Sì. Allora, sì, diciamo che mentre Biden cade dalla bicicletta da fermo, ecco perché insomma è caduto dalla Ok, bicicletta parla. da fermo, ecco, non si contano ormai più le cadute di stile che fa lui, insomma, perché sembra veramente ormai è un uomo che ha perso la testa, è un po' lo spaventapasseri del Mago di Oz, insomma, senza cervello, che è lì a coprire un ruolo, no? E tra l'altro anche le defezioni della sua amministrazione non si contano più perché
Sembra quasi essere diventata un'onta lavorare per lui. Ci sono tantissime dimissioni multiple, soprattutto dal suo staff di colore, non si capisce perché. Infatti si parla di Blexit. Molti del suo staff che sono di colore se ne stanno andando, infatti non si capisce, insomma, questa cosa che è molto strana. Poi recentemente lui ha dichiarato anche che ci sarà un'altra pandemia, anche questo ha indispettito ancora di più gli americani, perché gli americani hanno detto: ma anche il più stupido si dice, si fa due domande in croce, no? E si dice: ma scusate, allora ci prendete in giro, no? Quindi lui ha fatto questa dichiarazione, in qualche modo è stato l'apoteosi. Comunque oramai, secondo molti analisti economici, più dell'80% degli americani pensa che Biden sia inadeguato e stia sbagliando su qualsiasi cosa. Quindi sono percentuali bulgare queste, quindi veramente ormai gli americani non lo sopportano più. Però ripeto, siamo a livello questo è un piano anche di esposizione dell'alleanza, quindi in qualche modo tutti devono vedere il marcio, quindi anche chi ha proprio il prosciutto davanti agli occhi, ce ne sono molti, però comunque bisogna che tutti vedano più o meno tutto. E secondo l'Atlanta Journal Constitution, c'è stato un riconteggio in diverse contee della Georgia, addirittura i Dem sono al terzo posto, quindi il Partito Democratico, quindi lui continua a non vincere quando si fanno i riconteggi. Quindi questa è un'altra cosa che viene poi dopo detta, magari in piccoli giornali, non dai media mainstream che lo proteggono, ma vengono dette da piccoli giornali, e questo alimenta ancora di più il sospetto che appunto le elezioni del 2020 siano state truccate, come dicono i complottisti, tra virgolette, no? E tra l'altro bisogna dire che in certe contee della Georgia è venuto fuori che le macchine elettorali sono state spente per ore, poi improvvisamente c'è stata una valanga di voti postali. Sappiamo, insomma, come hanno agito. Ad ogni modo, i media dell'elite, quindi la propaganda, insomma, continuano a non vedere nulla di quello che sta facendo l'amministrazione Biden, ovvero sono molto molto tiepidi. Invece, quando si tratta di Trump, siccome hanno terrore che torni Trump, naturalmente si inventano la qualunque. Per esempio, questa è una cosa che veramente fa sorridere. In merito a quello che è successo il 6 gennaio del 2021, quando la gente ha, tra virgolette, assaltato il Campidoglio, cioè semplicemente la gente voleva Trump presidente perché aveva capito che insomma, che c'erano stati brogli. Ecco, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori una certa Cassidy Atkinson, sbucata dal nulla, che aveva delle dichiarazioni importanti da fare su quel giorno, e ha dichiarato che, pensate, ha dichiarato che Trump aveva guidato l'assalto a Capitol Hill e addirittura aveva afferrato il volante della limousine presidenziale per costringere l'autista a portarlo sui luoghi dell'assalto, quando sappiamo che Trump quel giorno ha detto: tornate a casa. E Notizia, tra l'altro, Gabriele, riportata ovviamente subito con grande risalto dai media anche nostrani qui di casa nostra. Ovviamente, ovviamente. E infatti c'è stato un martellamento, non tanto in Italia, ma soprattutto negli Stati Uniti, un martellamento emotivo barra televisivo propagandistico per una fesseria, evidentemente una fesseria, però insomma il discorso è che siamo arrivati ormai a un livello di stupidimento di questa propaganda, che veramente oramai c'è una separazione netta tra chi ci crede e chi non ci crede, e capisci subito se uno è inebetito, basta che ripete come un pappagallo le loro osservazioni. Interessante invece il fatto che un certo Michael Stanger, credo si pronunci così, che è un sergente d'arma del Senato, che quel giorno era il responsabile della sicurezza al palazzo, insomma, a Capitol Hill, diciamo così, lui aveva testimoniato che quel giorno c'erano degli agitatori a pagamento e purtroppo è stato trovato morto. Quindi questa è una cosa, insomma, molto, molto macabra, che ci fa capire che dietro ci sono veramente interessi spaziali. Ecco. Certo. Allora, questo è lo stato dell'arte ad oggi del processo Durham, ma sicuramente ci saranno degli sviluppi e quindi presumo che sicuramente ci torneremo su questo argomento prossimamente. Veniamo invece, come avevo appunto accennato all'inizio, all'introduzione del nostro incontro, della nostra intervista,
Veniamo all'altro processo importante, topico negli Stati Uniti, cioè il processo Epstein-Maxwell. Vogliamo ricapitolare proprio, Gabriele, in estrema sintesi di cosa si tratta, perché sta terremotando i centri di potere e figure di levatura e nonché di fama anche internazionale, no? Certo, allora il processo Epstein riguarda Jeffrey Epstein, che come sappiamo aveva quest'isola dove venivano ingabbiati in qualche modo i VIP, i clown. Io li chiamo i clown del Deep State, non solo io. In pratica venivano ricattati, venivano messi in situazioni insomma compromettenti, filmati e ricattati. Così lavoravano per l'elite e per il Deep State. Non soltanto, venivano anche ricattati esponenti politici e alcuni invece erano felicemente ricattati, nel senso che andavano lì e lì si consumavano non soltanto molte volte abusi sessuali, ma c'erano anche riti particolari, perché sappiamo che l'elite è dedita a certi rituali negativi, pedofilia e quant'altro. E il processo Epstein va avanti nonostante la morte di Jeffrey Epstein, che è morto in carcere un mese dopo essere stato messo in gattabuia per la seconda volta. Nel 2019, ricordiamo. Esatto, e la sua socia Ghislaine Maxwell è stata condannata a 20 anni di carcere per aver procurato minorenni ad Epstein. E, la cosa importante da capire è che la Maxwell ha 60 anni, quindi di fatto è un ergastolo quello che le è stato comminato. Molti adesso dicono che bisogna concentrarsi sul principe Andrew, che insomma anche lui è stato accusato da Virginia Giuffre, come sappiamo, e anche lui partecipava a questi riti sull'isola di Epstein. Molto, molto importante dire che queste sentenze sono un colpo mortale per il Deep State, perché il Deep State si basa su questa rete di complicità in qualche modo estorta, no? E quindi se in pratica viene a cadere tutto questo, se chi organizzava tutto questo viene condannato, tutti a questo punto si sentono liberi e magari cominciano anche a confessare per non andare, per evitare la galera. Quindi c'è il disfacimento anche di quella rete. Cioè, mentre il processo Durham in qualche modo colpisce l'ala politica e quindi in qualche modo colpisce quell'ala e quindi va in alto, a livelli di deep state più elevato, questo invece colpisce nel deep state più basso, quello che riguarda i clown, io li chiamo i clown, però insomma riguarda le figure magari dei media, riguarda le figure insomma più popolari, quelle che hanno protetto comunque l'elite deep state col silenzio e magari sotto ricatto. E molto importante dire che intorno al caso Epstein ci sono delle strane morti, e questo insomma naturalmente c'è da pensare. Un certo Mark Middleton, che è un consigliere dell'ex presidente Bill Clinton, è stato trovato all'inizio di maggio di quest'anno in Arkansas, a Life Ranch, appeso a un albero con un colpo di fucile al petto. È impossibile insomma uccidersi, impiccarsi e poi spararsi anche un colpo al petto, insomma. Quindi questo l'ha dichiarato il Daily Mail, e quindi evidentemente è un omicidio. Tra l'altro negli anni 90 Middleton ha fatto da conduttore tra Bill Clinton e Jeffrey Epstein, e lui organizzava le visite di Epstein alla Casa Bianca, quindi questo insomma è molto importante sottolinearlo. Poi c'è anche un certo Jean-Luc Brunel, che era il terzo socio insieme alla Maxwell ed Epstein, anche se era un socio di minoranza, potremmo dire. Lui è stato trovato impiccato nella sua cella a febbraio ed era stato condannato nel dicembre 2021 per molestie sessuali e stupro di minore, sempre per il caso Epstein. Infatti si parla, per quanto riguarda questo Epstein e tutte queste morti misteriose, si parla di Clinton Body Count, ovvero una lista che raccoglierebbe tutte le morti sospette che in qualche modo sono persone vicino ai Clinton, ovvero, come diceva, al cuore del Deep State internazionale, insieme ad altre dinastie, tra virgolette. E quindi quello che sta succedendo, a mio avviso, è che questi processi, ripeto, il processo Durham da un lato, il processo Maxwell dall'altro, sono processi al Deep State, e a mio avviso, più che non è importante se vadano nella sostanza o meno, ma l'importante è che insegnino alle persone
che c'è un sistema che è del tutto marcio, perché poi a quel punto, se magari nuove regole, certi verranno eliminati automaticamente e certi invece magari verranno condannati. Ci auguriamo che tutti vengano condannati. Se uno ha sbagliato deve essere condannato. Però comunque altrettanto importante per l'alleanza, a mio avviso, è l'esposizione dei fatti, non soltanto le condanne, che ripeto, devono a mio avviso comunque esserci, perché se uno ha compiuto reati magari di pedofilia deve assolutamente essere processato. Io dico anche questo, Carlo, che sta veramente per crollare tutto. Lo annunciano anche dei grandi eventi. Non so se hai visto le Georgia Guidestones, che erano il monumento principe del nuovo ordine mondiale, sono crollate. Qualcuno ha messo una bomba. Quindi il nuovo ordine mondiale sta crollando su se stesso. Il mondo unipolare degli Stati Uniti sta crollando su se stesso. Tra l'altro, quel mondo era basato sul dollaro come moneta di riserva internazionale e il dollaro sta crollando anche sulla brutalità della forza militare degli Stati Uniti, che si è ritirata anche dalla NATO. Quindi, voglio dire, quello che sta accadendo è proprio una fine concertata dell'elite ed è un piano, a mio avviso, strategico, bene, elaborato. Certo, allora noi anche sicuramente ci saranno tutti gli elementi per tornare anche in questo secondo importante processo in corso Epstein-Maxwell, in corso negli Stati Uniti, quindi avremo occasione di ritornarci e di poter beneficiare delle tue preziose informazioni. Senti Gabriele, quando esce il tuo libro nuovo? Allora, Lo l'edizione ricordiamo? inglese della fine del nuovo ordine mondiale dovrebbe uscire questo mese, quindi entro la fine di luglio, e invece il libro di spiritualità uscirà ad agosto. Dopo Ferragosto uscirà il libro di spiritualità, L'amore un giorno alla volta. Ecco, e Quindi. quindi quello avremo occasione quindi di presentarlo ai nostri ascoltatori a fine, diciamo, a fine agosto, appena uscito. Quindi cercheremo di capire già, avere qualche anticipazione sui, contenuti. Io ricordo ai nostri ascoltatori il canale Rumble di Gabriele Sannino, il canale Rumble e il canale Telegram, che hanno tutti e due lo stesso nome, quello che i media non dicono, perché così potranno avere notizie e sentire informazioni anche di tanti altri temi, non solo di quello che abbiamo trattato, per esempio, oggi qui al Vaso di Pandora. Benissimo, Gabriele, noi ci diamo appuntamento fra 15 giorni, credo sarà ormai fine luglio, gli ultimi giorni prima di agosto, e quindi niente, ci diamo appuntamento in attesa appunto del tuo libro per avere un ulteriore nutrimento a fine estate. Grazie, grazie. Ciao Grazie Carlo, a te ciao a Gabriele e tutti. grazie ai nostri ascoltatori. Ciao.